continua il viaggio di Safe Drive tra gli stand e i padiglioni di Autopromotech, la 24esima Biennale Internazionale delle Attrezzature e dell'Aftermarket Automobilistico, che si è svolta a Bologna dal 24 al 29 maggio scorsi. Tra i protagonisti dell'edizione 2011 spicca anche Petronas Lubricants, azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di lubrificanti per veicoli. Con Deborah Pozzessera allo stand Petronas per parlare di una novità importante sul mercato nazionale, questo marchio che arriva a proporre lubrificanti anche in Italia. Assolutamente sì, diciamo non una novità recentissima, in quanto come saprete Petronas ha acquisito a fine 2007, quindi parliamo quasi di 4 anni, la FL Selenia, società leader sul mercato italiano nella produzione e distribuzione di lubrificanti e fluidi funzionali. Con l'acquisizione l'azienda ha cambiato denominazione sociale ed è divenuta così Petronas Lubricants. Alle nostre spalle abbiamo una serie infinita di lattine con colori diversi e marchi diversi. Facciamo una sintesi su quelli che sono i vostri prodotti e il vostro posizionamento sul mercato. La nostra azienda annovera tra le gamme forse più complete presenti sul mercato. Ovviamente i prodotti principe sono gli oli motore, i lubrificanti motore, in primis Selenia, che è il marchio che chiaramente in Italia è da tutti conosciuto quale prodotto raccomandato sulle vetture del gruppo Fiat, ma anche Syntium, che è dedicato a tutti gli altri costruttori. Poi abbiamo però anche il settore moto, quindi con Syntium Moto, ma non tralasciamo ovviamente di fornire anche il veicolo pesante, il veicolo industriale con Urania, che è il marchio invece dedicato ad Iveco. Importantissimo per noi è anche però il settore dell'agricoltura, con i marchi Ambra e Axela per quanto concerne il gruppo CNH, quindi trattori del gruppo Fiat, diciamo così, mentre Arbor e Acros sono i due prodotti, sempre per il settore agricolo, però rivolti a costruttori diversi, indipendenti. All'interno di questo grosso stand di Petronas abbiamo un angolo che ricostruisce un po' una sorta di officina. Perché questo? Noi non siamo solo un'azienda che produce, distribuisce e fa marketing di prodotti, di oli lubrificanti, ma siamo un'azienda che anche offre servizi a 360 gradi per l'officina. Noi abbiamo un ente in azienda che è dedicato esclusivamente alla progettazione di un'officina a 360 gradi, quindi chiavi in mano, quindi dal rilevamento delle misure del sito dove verrà costruita questa officina, alla fornitura di attrezzature per l'allestimento e ovviamente poi anche alla fornitura del lubrificante. Quindi diciamo che chiudiamo un cerchio che comincia appunto con la progettazione. Imprescindibile pure la presenza del gruppo RIAG, leader in Europa nella distribuzione e vendita di parti di ricambio per auto e veicoli industriali nel segmento dell'aftermarket indipendente. Buongiorno, allora la realtà RIAG in Italia consta di due società che sono RIAG e Bertolotti. E in questa fiera Autopromotech noi presentiamo tutte le attività delle due società italiane del gruppo per quanto riguarda i servizi per gli autoriparatori e per gli automobilisti. In particolare le reti officine per auto che si chiamano Aposto, RIAG e Dedicar è numero uno. E per quanto riguarda il veicolo industriale la prima rete indipendente che si chiama Optima Truck Service. Questa è un po' l'attività che particolareggia il gruppo RIAG in Italia. In studio con noi Maurizio Primo, direttore delle relazioni esterne Great Wall Italia. Questa Cina che noi vediamo ancora lontana, vediamo un po' in modo nebuloso, però è una realtà che è sempre più importante nel mercato automobilistico mondiale. Assolutamente sì, e sappiamo che lo sarà sempre di più. È il mercato oggi più importante al mondo. In Cina si sono venduti nel 2010 18 milioni di autoveicoli, quindi compreso un po' di commerciali leggeri, ma di automobili siamo sempre attorno ai 14-15 milioni. Consideriamo che negli Stati Uniti, che era il primo mercato prima della crisi, si sono venduti 13 milioni e mezzo. Veniamo ora invece all'azienda che tu rappresenti, alla Great Wall, ormai una presenza importante comunque anche nel panorama italiano. Si è fatta conoscere per un bello stile, dei bei mezzi, anche non ultimo da lavoro oltre che da tempo libero, con prezzi veramente imbattibili. Quali sono le prossime novità? Che cosa ci proporrete nei prossimi mesi? Sì, intanto sicuramente molta soddisfazione per
per diciamo, il livello sia di vendite ma anche di notorietà di Great Wall in Italia, che è stata ben apprezzata soprattutto per la qualità dei prodotti offerti, prodotti diciamo intelligenti in un certo senso, abbinato anche al fatto di avere dei motori che sono in questo momento di origine giapponese, Mitsubishi, quindi famosi e super sperimentati, ottimi, ma soprattutto tutti abbinati al sistema EcoDual, così chiamato da Great Wall, che in sostanza vuol dire la possibilità di andare anche a GPL. Quindi molto soddisfazione a livello del mercato italiano, la rete è sempre diciamo in fase di ottimizzazione, ma perché ormai ha già raggiunto oltre un centinaio di punti vendita e punti d'assistenza. I prodotti commercializzati adesso sono sempre il SUV e il pick-up, sempre entrambi proposti sia a due che a quattro ruote motrici con ridotte, quindi vanno anche molto bene per chi volesse divertirsi in fuoristrada. I prossimi prodotti sono il primissimo, che arriverà subito prima dell'estate, diciamo della pausa estiva, il nuovo pick-up che si chiamerà sempre Steed, ma Steed 5, col motore diesel. Avrà un leggero restyling sul musetto e resterà comunque sarà sul mercato in parallelo al modello benzina GPL che continuerà a esistere. Il motore è interessante perché è un motore 2000 turbo diesel, ma col nome Great Wall. Ecco, so anche di una che abbiamo visto qualche salone fa, una piccolina che sarà una novità in assoluto per la Great Wall. Il modello si chiama Volex, l'abbiamo presentato all'ultimo motor show di Bologna, quindi dicembre scorso, è una berlinetta del segmento B, B/C perché è un pochino più grande della media delle B. Sarà a 5 porte, 5 posti, con due motorizzazioni 1.3-1.5 benzina, anche questi motori di progetto Great Wall, cambi manuali e cambi automatici, e ovviamente verrà proposta a un prezzo sicuramente interessante. Ultima domanda, come sono andate le vendite 2010 e come stanno andando quelle 2011? Beh, vanno bene, considerato comunque che parliamo solo d'Italia e quindi considerando tutto quello che succede nel mercato. Comunque, per dare un numero, siamo ancora attorno alle poco sopra i 2000 pezzi tra pick-up e SUV. Bene, quindi Maurizio, ti ringraziamo per la tua presenza e non appena avrai delle novità anche da farci provare, ci rivedremo sicuramente. Senz'altro, volentieri. Grazie. Bisogna proprio ammetterlo. Quanti di noi infatti hanno sognato almeno una volta di salire a bordo della mitica Jaguar E-Type di Diabolique? Questo sogno è diventato realtà per Andrea Ogliari Badessi, vincitore dell'iniziativa di marzo Tester per un giorno. Il giovane imprenditore cremasco ha avuto l'opportunità di sedersi al volante non solo dell'affascinante E-Type, ma anche della nuovissima e prestazionale XK E-Type Celebration. Non ci resta che andare a sentire le impressioni del nostro improvvisato Diabolique. A te la linea, Andrea. Cari amici di Safe Drive, buonasera e benvenuti a questa nuova iniziativa di Tester per un giorno. L'attesa questa volta è stata lunga, ma ne è valsa veramente la pena. Siamo qui assieme a Andrea Ogliari Badessi, il nostro nuovo tester per un giorno, Renato Reggiani, il possessore di una Jaguar E-Type che per lui è come una figlia. Sicuramente. E poi dall'altra parte la Jaguar XK Celebration che ricorda nel 50° anniversario la Jaguar E-Type. Andrea, come sei venuto a conoscenza della nostra iniziativa e da quando nasce la tua passione per le automobili? Ho visto la vostra trasmissione una sera su Odeon, ho saputo della possibilità di poter provare l'ultima Jaguar affiancata alla mia macchina preferita da sempre, cioè la Jaguar E-Type. Sono andato sul vostro sito, mi sono iscritto parlando della mia passione per la Jaguar e eccomi qua. E allora Andrea, tra poco inizieremo questa nostra prova su strada, cosa ti aspetti? Mi aspetto una macchina bella, una macchina divertente, mi aspetto un'esperienza diversa e poi volevo chiedere al signore se mi fa fare un giro come passeggero, anche solo come passeggero sulla sua.
come passeggero sicuramente. Da, sì, guidare, non mi permette... da guidare non me lo chiedere. No, non mi permetterei mai neanche di guidarlo. Renato, invece tu fai parte del Jaguar Club Italia, parlaci un po' di questo importantissimo club e soprattutto parlaci della tua, del tuo gioiello. Sì, il Jaguar Club Italia di Roma è un club di appassionati Jaguar, molto vivo. Questa è una E-Type del 1961. Proviene dalla California, è stata acquistata in Olanda, è un modello particolarissimo, uno dei primi modelli del Jaguar, si chiama a fondo piatto, flat floor. Sì, è una macchina che ha, come restauro ci ha impegnato per circa un anno e mezzo, ma ne è valsa veramente la pena perché è un modello importante del 61, uno dei primi esemplari del Jaguar. Allora Renato, allora Andrea, noi non resta altro che salire a bordo di queste due splendide vetture e iniziare la nostra prova e il nostro tester per un giorno. Andiamo! Andiamo! Siamo qui a cielo aperto sotto il sole, qualche nuvola, su questa bellissima Jaguar XK E-Type Celebration che celebra i 50 anni di un'icona dell'automobilismo e della macchina in generale che è l'E-Type. La macchina si presenta molto elegante in questo colore nero black cherry. Sono molto molto belli questi sedili in pelle, con pelle in contrasto nera e beige, che gli danno un po' di questo tocco English che a questa macchina comunque non manca. Dalla marcia normale, schiacciando, puoi passare allo sportivo che libera molti più cavalli. Come dicevamo, questa macchina è nata per celebrare i 50 anni dell'E-Type, è acquistabile solo in 50 esemplari in Italia, quindi per me oggi è un onore poter usarla e provarla. Le linee della Jaguar XK E-Type Celebration riprendono le linee della Jaguar XK con delle differenze sostanziali. Innanzitutto è il colore della vernice, Black Cherry, che è esclusivo solo per questa edizione. I cerchi del 19, dove al loro interno c'è il logo rosso Jaguar Heritage, che viene ripreso sui poggiatesta e sui battitacco della portiera. La capote in tela e l'interno in pelle bicolore bianco e nero e il cruscotto in questo alluminio che riprende l'interno della Jaguar E-Type. Il prezzo esclusivo, come i 50 esemplari prodotti e distribuiti in Italia, e cioè stiamo parlando di poco più di 100.000 euro. La macchina appare esteticamente molto bella, molto English, un po' più grintosa delle solite Jaguar, molto belli gli specchietti cromati e le cromature che vengono riprese in tutta la carrozzeria, e insomma, proprio una bella macchina. Siamo arrivati ormai al termine di questa giornata e di questo nuovo appuntamento con Tester per un giorno, ancora qui davanti a noi questi due esemplari di arte, da questa parte sempre la Jaguar E-Type e da questa parte la Jaguar XK E-Type Celebration, ma sentiamo da Andrea com'è passata questa giornata. La giornata è stata divertentissima, come la macchina, divertentissima da guidare, molto potente, bella, elegante, una vera lady inglese. Ringrazio la redazione di Safe Drive, di Automobilismo e di Giornale.it per l'opportunità e per la giornata veramente, veramente divertente. Grazie a te Andrea, però sentiamo anche da Renato com'è passata questa giornata nella quale hai anche potuto provare la tua macchina. Certo, la giornata è stata stupenda, anche in vostra compagnia, la macchina è andata benissimo, quindi sono più che soddisfatto. A questo punto mi manca provare questa macchina nuova, no? Andrea, sei d'accordo? Se lui mi lascia la sua, io sono d'accordissimo a lasciargli questa. Poi a telecamere spente ci mettiamo d'accordo sul da farsi. Ecco, okay. Poi lasceremo Andrea e Renato a vedere cosa faranno. Noi non ci resta che ringraziare il comune di Valeggio sul Mincio e le autorità locali, salutare e aspettarvi il prossimo mese. Ciao!
Carissimi amici di Safe Drive, la puntata 207 sta ormai volgendo al termine e come di consueto io desidero ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica info@safe-drive.it, il nostro sito internet www.safe-drive.it e il nostro gruppo su Facebook, ovviamente Safe Drive. Dateci l'amicizia. Per questa sera è davvero tutto, Valeria Bocca vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao!